con Lorena Vibes in terza ruota per quanto riguarda le olandesi. Ultimi 300 metri, volata dunque per decidere il campionato europeo femminile, la prova che apre il programma del ciclismo su strada. Vediamo dunque con la volata, prova adesso Elena Cecchini, poi la Cecchini, perché lei che va a fare la volata, no, è la Bastianelli, Marta Bastianelli. È la Bastianelli che è riuscita a passare e vince la medaglia d'oro e il titolo europeo. Trionfo vero. Un vero e proprio trionfo per Marta Bastianelli, un'Italia che si è un po' disunita negli ultimi 300 metri, ma poi alla grandissima è riuscita a rimediare con la Bastianelli e dunque arriva dal ciclismo la terza medaglia d'oro. Grandissima Marta Bastianelli. È un pianto di gioia per le azzurre che hanno appena vinto con Marta Bastianelli la medaglia d'oro al campionato europeo. Una volata bellissima dopo le emozioni degli ultimi chilometri, quando all'attacco era riuscita ad andare anche Elisa Longoborghini insieme alla Van der Breggel, poi però non si sentiva sicura del proprio spunto veloce, pari quasi allo zero, ed è la stessa Longoborghini ad ammetterlo sempre, e allora si sono fatte riprendere le due puntando tutto sulla volata, e adesso grazie è l'unica parola che riesce a dire Marta Bastianelli rivolta alle sue compagne che davvero hanno fatto un grandissimo lavoro. Marta, campionessa d'Europa, le prime emozioni, le tue lacrime dopo il traguardo spiegano tutto. Sì, sicuramente è una gara molto difficile, ci tenevo tanto oggi a far bene, ho avuto una squadra eccezionale, Elena Cecchini è stata con me fino all'ultimo, ma anche la Longo quando l'abbiamo ripresa, e tutte le altre ragazze fin dall'inizio sono state con me. È una vittoria che dedico sicuramente alla mia famiglia, perché con me hanno fatto tanti sacrifici, e poi era qualcosa che dovevo a questa maglia dopo tanto tempo. Grazie. Nel 2007 campionessa del mondo, nel 2018 campionessa d'Europa, è stata una volata quasi semplice a vederla da fuori. Quando ero lì sapevo che dovevo fare il mio e ho tirato le ultime forze che avevo per tutto il lavoro che ha fatto la mia squadra, quindi ci tenevo a far bene, grazie a tutti. Dopo 11 anni che sapore ha il primo e il secondo trionfo? Ma mi dicevano che ero vecchia, ma se la vecchia porta questi risultati mi conviene...